Buongiorno a tutti, sono qui per una breve, spero, recensione di questo nuovo ukulele, questo mio nuovo ukulele, perché questo ukulele c'è da tempo sul mercato. È un ukulele fatto in Portogallo, un ukulele tenore che ho acquistato da poco e che sto suonando con molta soddisfazione. È un Antonio Pinto Carvalho, costruito a Braga, in Portogallo, con legno di acacia portoghese. Questo ukulele a me sembra molto bello. Il suo costo è 230 euro, acquistato su Amazon. Un ukulele di questa fattura in legno massiccio, io penso che chiunque se lo scordi. Io è un po' di tempo che acquisto e restituisco per motivi vari, generalmente per motivi di imprecisione nella fattura che nella mia così, pratica quotidiana di utilizzo dell'ukulele mi toglie il piacere di suonare. Ecco, io con questo ukulele 230 euro, acacia massiccia europea, io non ho sentito questi problemi, non ho visto questi problemi e vi posso far vedere in modo così veloce qual è la fattura di questo strumento. Questa è la paletta con il logo, questa è la tastiera. Questo è il ponte, diciamo che l'osso del ponte e il capotasto sono in plastica, ma possono essere facilmente sostituibili da chi ha un minimo di dimestichezza con questo tipo di cose. Intarsio, anche il binding, cioè la parte, la fascia esteriore, è un intarsio di legno. La cassa, la tavola armonica è questa, fasce, e fondo della cassa. Io devo dire che trovo questo ukulele molto bello, la finitura è una finitura satinata, poro aperto, quindi non ha una lucidità, come devo dire, un lucido plasticoso, un lucido non naturale, anzi c'è tutto l'aspetto del legno naturale e che a me personalmente dà molta soddisfazione. Una piccola nota, ho sentito, siccome io diciamo che parlo inglese da un po' di tempo, lo parlo, lo scrivo, lo utilizzo anche per lavoro, quindi ho accesso in modo semplice a tutti i video e alle recensioni, video recensioni anche su siti, forum ukulele, e ho visto nei confronti di questa ditta, Antonio Pinto Carvalho, una comune critica basata sul nulla, che probabilmente con questi prezzi lo strumento non era uno strumento fatto da un liutaio, non era fatto, era fatto molto probabilmente con questi prezzi in Cina, e poi dopo veniva criticato l'utilizzo di un termine che Koa europeo, che questo produttore utilizza per dare un risalto alla acacia che viene utilizzata. Il Koa è una specie di acacia, quindi questo tipo di strumento non so se venga utilizzato anche da altri. Comunque, Carvalho descrive anche il nome scientifico di questa acacia utilizzata per questo strumento, ed è un'essenza di legno che viene chiamata in Australia, viene chiamata Golden Wattle. È distribuita soprattutto in Australia,
in Italia, viene trovata, si trova anche in Toscana e in Sardegna, poco, e viene utilizzata invece molto diffusa in Portogallo. Allora, questa casa, Antonio Pinto Carvalho, è una casa che risiede a Braga. Cos'è Braga? Una cittadina del Portogallo da dove sono partiti alcuni strumenti, la Braghigna o Cavaquinho, che a bordo di alcune navi sono arrivati con dei marinai portoghesi, sono arrivati alle Hawaii. Queste persone avevano così la necessità di trovare un altro porto, un altro posto dove sfangare la loro vita, come devo dire, trovare una soluzione esistenziale per la loro vita. E alle Hawaii questi cavaquinho sono stati apprezzati molto dagli hawaiani, quindi i locali poi ne hanno apprezzato le doti, le caratteristiche musicali. E alcuni di questi falegnami o liutai o ex liutai che avevano portato questi strumenti hanno cominciato una produzione di strumenti musicali sulla base dell'esperienza portoghese, naturalmente, quindi dei cavaquinhos. Nel corso degli anni, qui siamo agli inizi, siamo verso la fine dell'Ottocento, poi nei primi decenni del Novecento c'è stata una diffusione anche a livello americano, inglese, di questo strumento che era diventato l'ukulele. Mi raccomando, ukulele, non ukulele, ma ukulele. E poi nel corso degli anni, fine anni 70, 60, 70 e 80, George Harrison ha, come devo dire, diffuso, per un suo piacere personale, ha diffuso questo uso dell'ukulele, e nel corso degli ultimi anni, anche a causa del Covid, dell'epidemia che ci ha costretto tutti a stare in casa, ecco, allora in questo caso c'è stata un'esplosione, diciamo, del mercato nei confronti dell'ukulele. Quello che voglio dire è che per 230 euro non si trova da nessuna parte uno strumento come questo, un ukulele fatto in questo modo, di legno massiccio, che suona in questo modo. Farò una seconda parte del video dove suono questo strumento e quindi si sentirà come suona. Per il momento vi saluto, ciao a tutti.